Torniamo alla cronaca con il blitz dei carabinieri di Rende di questa mattina alle prime luci dell'alba in manette due presunti rapinatori. Si tratta di un 33enne di Rende accusato di tre colpi messi a segno lo scorso mese di febbraio, danni di una yogurteria, di un panificio, di un negozio di detersivi, colpi di cui abbiamo parlato in un resoconto di mesi molto caldi dal punto di vista dei colpi negli esercizi commerciali. E poi di un 24enne di Rogliano ritenuto l'autore di una rapina compiuta il 24 novembre 2016 a danni di una sala scolastica. Commesse di Rende, vediamo. Ecco i presunti autori di una serie di rapine compiute nei mesi scorsi tra Cosenza e Rende. Sono stati i carabinieri ad arrestarli. Il blitz è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba. Si tratta di un 33enne di Rende e di un 24enne di Rogliano, residenti a Cosenza. Al primo vengono contestate tre rapine compiute lo scorso mese di febbraio ai danni di una yogurteria, di un panificio e di un negozio di detersivi. Stesse modalità per i tre colpi: volto parzialmente coperto, un cappellino e un coltello per terrorizzare le vittime. Bottino complessivo circa 1.600 euro, determinante per incastrare l'autore le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende e dai militari della Stazione Carabinieri, coordinata dalla Procura di Cosenza, hanno così consentito di raccogliere elementi di prova nei confronti del 33enne. Il 24enne di Rogliano, invece, è ritenuto l'autore del colpo messo a segno il 24 novembre del 2016 ai danni di una sala scommesse della città del Campagnano. In quell'occasione il rapinatore, armato di coltello e con il volto parzialmente coperto, aveva aggredito un dipendente facendosi poi consegnare 1.000 euro in contanti. I due, entrambi disoccupati, avrebbero portato a termine i colpi in maniera indipendente, episodi che avevano causato allarme e preoccupazioni in città. Gli inquirenti dunque sono riusciti ad individuare e ad arrestare i presunti rapinatori che adesso sono finiti in carcere.